che bello! Oggi gara di menante, però sei tutto maleabile. Ma sembri una rana. Allora, non sono maleabile, non mi prendere in giro, sono grosso e bello, sono grosso e bello, Anna. Senti, okay? Sei grosso quanto quel blocchetto di legno. Allora, dai, oggi caccia all'uomo, ma loro sono grossi e noi siamo picciriddi. Ma sei allora, abbiamo bisogno di... No, state zitti, vi spacco. Vi do un pugno nell'inguine. Abbiamo bisogno di un po' di tempo per partire, perché siamo anche lenti a camminare e a spaccare le cose. Quindi il mio compadre, però... Ecco, il mio compadre ha fatto le slab che ci occorrono per scappare. Che cosa tenera, bellissimo. Quindi dateci del tempo, andatevene via, ci vediamo tra un minuto. Andatevene, okay. Poco. Allora, mi raccomando, dobbiamo essere spediti. Dammi le slab. Ho preso queste. Okay. Ho fatto pure la crafting table. Ma sei bravi, sei meglio di Alex. Ricordati queste mie parole, non te le dirò un'altra volta. Me lo sento. Vieni. Allora, ho visto che di qua ci sta un villaggio. Secondo me dobbiamo puntare quel villaggio. E sarà eccellente. Speriamo ci siano le casse. Ci sono le casse, fidati. Ho visto che ci stanno un botto di edifici, anche due forge. Quindi è pieno di roba. No, stai scherzando, le forge sono P. Allora, stai attento a non annegare qui, perché si rischia di brutto. No, in un blocco si affoga, ma stai scherzando? Noi sì, noi siamo bassi. Oh, stammi appresso, stai a quarto, mi ma raccomando. Ma il problema è anche il danno da caduta, perché mi sa che siamo troppo piccoli. Tu fai parkour, hai capito? Fai parkour, così. Parkour, bravo. Così, ecco. Mamma mia, ci siamo, da qui in avanti. Ma erano 20 blocchi ed è stata una maratona. Per loro, questi, loro se li fanno in due passi. Guarda, io non so come faremo. Secondo me oggi non vinciamo il Stamenant, perché vabbè, è impossibile. Ci nascondiamo. Qual è il nostro obiettivo? Allora, puntare le gambe. Secondo me noi dobbiamo puntare le gambe. E l'obiettivo finale ovviamente è entrare nel land. Però fidati che la vedo proprio male. Il lettino lo prendo, dai. Prendilo, sempre. Però non lo so, secondo me la va a finire male questa volta. Allora, dobbiamo trovare le strutture. Ho trovato tre pani. Secondo me Io ho visto del grano, vado a prenderlo. Ma certo, ma sentiti benvenuto di andarlo a prendere. Poi, le forge sono più lontane, quindi le inizio a puntare. Ho visto pure un Iron Golem. Quello secondo me ci scassa. E come quindi... facciamo? È vero, siamo troppo piccoli. Siamo bassi come un pube. Comunque, anche il fatto di essere all'altezza del loro pube non è che mi piaccia tanto. Cioè, mi sembra una volgarità. Ma ci nascondiamo tra le foglie, dai. Però siamo alti quanto i villager bassi, quelli i bambini. Ma infatti, no, Dio, sono caduto di troppi blocchi. Ma come faccio? Non morire da solo, perché. Girati un po'. Amici, però no. Allora, ascolta, vi ho chiesto un minuto. Non è passato un minuto. Ma più tempo, va bene, te lo diamo allora. Torneremo. Siamo dei bravi, però, siamo dei almeno bravi. Un altro minuto, perché non abbiamo fatto siamo niente. Siamo in difficoltà, va bene. Va bene. Allora, avete bisogno di qualcosa? Vediamo, ascolta, non lo so, un po' te di ne devi legno. Andare. Te ne devi. Lasciateci in pace. Come sei per mano. Allora, Stre, tu prendi tutto il grano che trovi e. Oh, ne sto prendendo tantissimo, però è troppo alto. Tu hai fatto un piccone? No, non l'ho ancora fatto. Però ho trovato due pezzi di armatura che sono buonissimi. E adesso sto puntando un'altra fabbrica del fabbro, come cacchio si chiama, che c'è un'altra cassa. Oh, non andare troppo lontano, che sennò ti perdo di brutto. Madonna, guarda, io ci metto 10 minuti per fare due blocchi. Oh, oddio. No, Stre, due armi. Una spada per me. E per te una... No, per me la spada. Per me l'ascia e per te la spada. Questo volevo dire. Sì, tu sei molto più bravo con l'ascia. Ok, allora, grazie per l'adulazione. Adesso metto in terra questo. Mi serve però altro legno, quindi inizi a prenderne un pochino. Sto cercando nel mentre. Vado io faccio due picconi di ferro che ci servono tantissimo. Ricordati che noi, a differenza loro, possiamo infilarci sottoterra nei tunnel di uno per uno. Invece loro hanno bisogno di uno spazio molto più grande. Quindi sono questa tipo cosa. Un 3x3, non passeranno mai. Dobbiamo sfruttarla a nostro vantaggio, ci dobbiamo infilare così di sotto le cose. Guarda, lo faremo. Okay. Sono pronto a nascondermi. Ovviamente tu sei appresso a me, io ti assicuro che non ti succederà niente di male. Tu finché rimani con me va tutto bene, va bene? Peccato che ti ho un po' perso, dove sei? Allora, vedi che c'era l'altra fabbrica del fabbro dietro, io sono lì. Sto andando. Vieni. Ho preso un po' di legno e il pane. Il pane ce l'ho anch'io, ne ho un fiume di pane. Non avremo più bisogno di pane, ma i nostri bisogni sono saziati. Vieni, ti do tutto quello che ho preso, la metà. Adesso appena loro arrivano. Ma l'armatura pure. Tieni, questa è la spada, prendi. Poi, appena arrivano, strele cose. Stavo prendendo il panino. Oh, il panino, te lo do io un panino in testa, te lo do il panino. Adesso veniteci, dai. Vi vogliamo. Veniteci. Bambini, arrivano i giganti, Stre, stai in guardia. Ricordiamoli.
Stai in guardia, non rivelare vado mai prima le armi. Vado prima io. Ciao. Oh, ma io mi confondo con il baby killer. Acchiappami. Dai, acchiappami. Sono tornato in guerriglia, vado io. Ma dai, acchiappami. Ma le ginocchia. Mira linguine. Bravo. Aia, questo è infame, questo è infido. Questo è infido e ride, questo è infido e ride. Anna, state morendo, ti conviene. No, Lionus! Lion! Questa mi ha fatto arrabbiare di brutto. Questa mi ha fatto arrabbiare di brutto. Neanche lei ce l'ha l'arma. Perché non venite? Bravo, Stre, bravo, Stre. È caduto. Bravo, bravissimo. Venite. Dai, Alex, perché non cerchi di colpirmi? Perché non mi colpisci? Ah, avete sottovalutato. Ma che straccio. Avete sottovalutato. Allora, ricordatevi, mai sottovalutare i nanetti. Allora, Stre, dammi le cose che hanno droppato. Guarda, avevano cobre, sono tantissime. Legno, tanti. Buono il legno, buono, perfetto, adesso siamo ricchissimi. Ora dobbiamo puntare a qualcosa di più grande. Ci servono i diamanti e dobbiamo cercarli. E dobbiamo andare in miniera. Sarà difficile trovare dei diamanti però, la vedo molto male. Vabbè, però, allora, la cosa comoda è che non possono seguirci perché sono troppo piccoli i nostri tunnel. Guarda che loro scavano 3x3 in realtà, quindi... Ma devono trovarci prima. Ecco, quello sì, devono trovarci, però una volta che ci trovano ci scavano velocemente. Dici che abbiamo preso tutto? Secondo me sì, però il problema è che se noi ce ne andiamo da qui non saprei proprio, cioè siamo talmente nani che è impossibile capire dove puntare. Puoi andare verso il basso, non lo so, è davvero l'unico modo per trovare una caverna. Secondo me ci servono più scale, quindi decido di farne un po' subito perché ne abbiamo bisogno di tante. Te le devo dare. Faccio una crafting, te la piazzo. Me l'ho già. E niente, ma perché mi devi veloce. Far arrabbiare e disturbare? Hai ragione, ecco. Sei più veloce te di me. Sì, veloce sono stato e tu no, quindi non molto più. Molto scaltro. Molto scaltro, grazie. Tu no, invece, molto io brutto. No. Tu no, io sì. Tu no, tu meno. Dai, pensa, tu hai pure l'armatura bella, io non ho niente, tu no. Quindi siamo pari. Oh, aspetta che ne faccio ancora di scalette, ce ne servono tante, sono il nostro sale della vita le scalette. Ne faccio anch'io un po' che ho un pochino di legno. No, tu no. Te l'ho già detto no, prima, io dovresti... No, va bene, tu no. Tu io, tu no. Io guardo sì. Se arrivano. Tu no. Ok, ho fatto, vieni che te ne do un po'. Ne ho fatto 52, te ne do 26, sono la metà. Oh, ci bastano di brutto, Beh, per un pochino almeno sì, dai. Ok, adesso cerchiamo di trovare un nuovo lido di serenità. Secondo me se ci fossero... Magari non un deserto. Oh, lì c'è la terra. Dove? Ah, è vero. L'erba. Bella idea, andiamo. Non mi piace il deserto, è terribile. Dobbiamo trovare un modo per intrappolare quei giganti maledetti. Secondo me i cactus, perché loro non vedono che cosa noi abbiamo in mano. E poi capito? Non riescono a passare perché sono troppo piccoli. È vero, se noi facciamo un labirinto. Oh, ma guarda, lì c'è un templio però, hai visto? Dove? Ma come scendiamo da lì? Potrebbe però essere un'ottima idea. Al massimo. Ma è troppo alto, noi non possiamo scendere. Ci arrangiamo, Stre. Oh, bisogna trovare. Vabbè, lo usiamo come caverna, come casa. Stai attento a non annegare. Ricordati che è delicata, bene. Molto delicata. Si annega velocemente, ma purtroppo. Perché io fondo? Perché sei grassoccio. Così. Ma perché me l'hai detto? Perché è vero però, devi metterti a dieta. Perché quello è il sedere che ti fa da zavorra. Dovresti metterlo un po' a dieta quel sederone. Dai, guarda, i conigli sono più magri di me. Certo, quelli saltano benissimo, invece tu no. Sembra un Vabbè, prendo altro cactus. Ci sono loro dentro il tempio, Stre. Maledetti. No, è possibile che ci hanno preceduto. Ci hanno preceduto, guarda, lo hanno conquistato. Buongiorno. Ma sono piccolini. Che volete venire a disturbare sono casa Sono più grossi nostra? Del tempio questi, va bene, veniteci. C'è una sorpresina per voi, vi mettiamo in gabbia. Vieni qua. Vai, circondateli. Ma cosa? Sono stupidi questi. Ma cosa stanno facendo? Fa malissimo. Eccolo, trappola. Ma che cacchio, ma pezzi di maiale. Acchiappateci. Prendetemi se ci riuscite. È trappolata. Maledetti, no. È difficile. Abbiamo preso. E io me ne scappo. Tre. Ho fatto il buco la talpa. Non ti farà bene. Ma è friend. Non ti farà bene. L'importante è che non ti farà bene. E come ho finito la pezza. Sono due. Perché non cercate di ammazzarci? È vaso. L'ho ucciso. Perché uno è caduto. Due caduti. Dai, prendimi. Dai, acchiappaci. Vieni a prendere. E c'è una spadata io. Vieni qui. Vieni a prendere. Vai, Stre. Acchiappali da dietro.
to. Aia. Da dentro. Aia, aia, aia. Oh, vai, sono cazzo su. Vai da dietro, capolo da dietro, capolo da dietro. Ma se prendimi, se prendimi. Ah, preso. Schiva, Freddy, devi muoverti. Tutto sinistra, destra, sinistra, destra. Bravissimi. Siamo difficili da prendere. Siamo difficili. Zappilo. Allora, vediamo un po' che cosa avete lasciato. Mele, stagionate. Ma che schifo. Tanto cibo. Cibo, ma quello ce l'avevamo già. Ho visto un'armatura di pellestre. Che non ce l'aveva Alex, quella è colpa di Alex. Potrebbe sì, farti io, la metto. No, era la mia pelliccia. Ma voi cosa ci fate ancora qui, scusate? Ce ne andiamo, ciao. Cioè, non ho capito perché bisogna anche cacciarvi. Dai, ma che tristezza che sono. Secondo me hanno pure preso le cose dentro la piramide. Fammi guardare un po'. Guarda, secondo me l'hanno fatta direttamente esplodere. Vediamo. Allora, non è esplosa, però non ci... Non ho lasciato manco le casse, ma che schifo! Ma infatti hanno rubato tutto, ma che mostri sono? Sono peggio delle locuste, guarda, delle locuste giganti sono, guarda qui. E noi no, ovviamente... No, la notte, i mostri sono grossi poi. Vabbè, ma noi siamo lenti, ci ammazzano. Ma di brutto, dobbiamo trovare una caverna. Ma se andiamo in caverna poi non vedremo più la luce del sole, Stre, non so, potrebbe essere una bruttissima idea. E qual è il nostro obiettivo allora? Non ne ho idea, non lo so, non lo so, dobbiamo trovare il diamante, se oh, trovassimo qui, un diamante. La caverna! Dov'è la diamante? No, dove ti ho perso, qua dietro. Qui? È grande? Qui? È gigante! Vabbè, però ci sono degli scheletri lì sotto. Gli scheletri non ci piacciono. Però dobbiamo, abbiamo bisogno di diamanti, ci servono per forza i diamanti, io ho solo tre di ossidiana. Riusciamo a fare uno scudo magari? In realtà se trovassimo un portale non ci servirebbe nemmeno. Facciamolo lo scudo, è una buona idea. Però non ho più ferro. Difesa crafting. Allora lo non possiamo, lo io non ho ferro. Ok, vai, attacca. Attacca, Stre, attacca con un pazzo. Un arco però, che buono questo. Aspetta, ma tanto appunto veramente? Sì, che fortuna. Possiamo tirare delle frecce se avessimo le frecce. Cosa no, che... No, Lion, questi fa male, questi fa malissimo. Non mi pure morire, il ferro. Non mi morire, per favore. No, io non muoio, Non mi morire che ce n'è un altro, ci vado io, tu stai nascosto. Vai, io sto dietro. Ci vado io che sono tutto corazzato, devi stare tutto tranquillo tu. Vedi che bisogna schivare le cose. Tu devi imparare che se essendo piccolo, anche loro fanno fatica devi a prendere. Devi sfruttare la tua grandezza. La tua piccolezza, non la tua grandezza. Vienimi appresso, ma quel ferro non lo prendi? Lo prendo io subito. Prendilo, scusa, è che sono distratto perché sto puntando i diamanti. Nella mia mente ci sono solo i diamanti. Ma tanto quelli tipo tu li annusi, lo so. Quindi adesso li trovo. Ma cosa devo annusare, Stre? I diamanti? Ma che schifo. Eh sì, tu li percepisci. Ah, percepisco, non è che li annuso. Che cosa puzzano come te? No. No, non puzzano. Non diciamo così, perché i diamanti, porca miseria, sono una bella cosa. Sono così, principi. Ma che cazzo? Vieni. Cosa hai trovato? Un buco, però c'è una miniera. Miniera. Però qua ci sono i ragni pure, attento. Però potrebbe, guarda lì c'è anche del ferro. Sembra una trappola fatta apposta. Se avessimo un secchio sarebbe perfetto. Non ce l'ho mica, però posso. Guarda, metto a cuocere il ferro, lo faccio subito. Sì, tu sì che sei bravo a fare queste cose. A me piace portarti appresso perché sei uno in gamba a volte. Sono sempre pronto, però non tanto veloce. Non tanto veloce, però sempre pronto. L'importante è essere sempre pronto. L'hai fatto a te, non vale, la stavo facendo non io. Non tanto pronto, tutto sommato, però veloce. Neanche veloce, neanche tanto pronto. Non è pronto, l'ho messo. Uno schifo. Metto a scavare questo. Una vergogna, praticamente, sì. Allora, ehi, così mi offendi. Vediamo, ce ne sono tre. Tre bastano per fare un secchio. Se troviamo la lava, possiamo usarla contro di loro. E loro, una volta entrati oddio, nella lava. Io ho visto un nome, attento, Oh no, di nuovo. Siete in caverna, ma ancora, non ci passiamo. Ma siete terribili, ma siete pesantissimi. Ci ma vogliamo uccidere. Accollati. Siete piccoletti, guarda, vogliamo stare guarda, con voi. Guarda, ci trovano sempre. Ma fanno, stanno facendo una fatica. Ma non ci passiamo, aprite. Aspetta, sono troppo grossi. Arrivo rompete ad aprirvi. No, no, adesso vi apro io, tranquilli. Grazie, perché... Ma lo facciamo da soli, non c'ho bisogno. No, adesso arriviamo con adesso, la cavalleria. Guarda, dammi un secondo che mi faccio giusto due scale in più. Perché noi sapete, la vita da picciriddi è molto difficile. Poi, hai bisogno di scale. Però ce la capiamo bene. Sì, però ce la stiamo cavando ma bene. Anche la crossi comunque è difficile. In modo onesto ce la stiamo cavando. Ecco, voi però vi vedo che siete lì e avete un po' siamo di difficoltà. Siamo incastrati nelle ragnatele, certo, aiuto. Perché sarebbe anche maleducazione entrare di prepotenza. Questa è una caverna di un altro, non è che uno si infila. Opro, sì, perché giustamente ci avete bisogno. Permesso, permesso. Come sono bloccato. Cosa venite a fare ogni volta? Te lo do io l'acqua. Ti bagno la mamma. Ve lo insegno io, ve lo insegno. A venire qua nelle cose degli altri. Io scappo. Ma ti te lo do io, scappi. Ti scappo io, ti scappi. Cos'è Davide contro Golia? Non mi scappare. Volevano affogare.
schiacciarci. Ma perché non li schiacciamo? Perché sono troppo piccoli, viene male. Ma colpire. Ma prima volta mi schiacceremo. Tieni, invece prendi queste mi scarpe di Alex comunque. Fanno un po' schifo, però sono tieni, meglio che niente. Io le braghe te le passo. Grazie. Le puoi, però sono di Alex, eh. Siete indecenti, io me ne vado. Sono disposto a indossarle quelle braghe. Beh, di Alex, prendile. Oh, che schifo, sì, sì. Ah, aspetta, pure un po' di ferro, i secchi. Hai visto? Avevano un sacco di cose. Opla, guarda pure qua. La canna da pesca, ma cosa facevano? Allora, un po' di ferro. Dammi la canna da pesca che può essere utilissima. Vai, prendi, te la passo. E poi ho visto anche un secchio d'acqua che secondo me potrebbe essere forte. Guarda, tieni, ho preso pure quello. Comunque, secondo me questa gara potrebbe ridursi se loro sono d'accordo. Perché poi se no non ci fanno vincere, va bene lo stesso. Però potrebbe ridursi solo a trovare i diamanti, visto che siamo così indietro. È molto difficile. Infatti, anche perché è proprio difficile spostarsi. Per essere così piccoli. Ci sono altre scarpe lì, però non ci servono. Questo ragno. Attento ai ragni. Con l'ascia, guarda, non devi aver paura. Questo pisiello, lo prendiamo. Ma sei volgare, no, ma schifo, ma perché? Ma queste cose da te non me le aspetto. No, ignorami, va bene. Cioè, fai schifo. C'è un piccone qua dentro, se ti serve puoi prenderlo. Potrebbe no, guarda, essere ce l'ho, ma lo prendo comunque, è sempre buono. Guarda che io sono arrabbiato per quello che hai detto, eh. Non si fanno queste uscite. Guarda, se poi te lo prendo e te lo porto. Ma non avevano niente di frecce, neanche una freccia. No, erano dei poveracci. Ma guarda, porca miseria. Vado un attimo indietro a vedere se c'era, eh. Ma non credo, perché ho visto bene io. Ma perché io avevo l'inventario pieno, non si sa mai. No, no, secondo me non c'era niente. Però ho trovato. No, non ce l'avevano. Ho trovato un secchiello di lava che posso prendere. Quindi questa è un'altra arma. Tanto, guarda, allora loro sono talmente grossi che non possono neanche toglierlo. Ecco, non lo vedono. È vero, sono talmente grandi che sotto di sé non vedono niente. Però abbiamo ancora bisogno del diamante e non lo stiamo trovando. Io non so che dobbiamo fare. Dobbiamo andare verso il basso. Oh, qui, qua. Ho trovato. Dici? Infilarci? Così? Metto le scalette, vai, scendiamo. Ok. Ah, vedi che qualche cosa però la sai fare anche tu, che sei bravo. Ok. Sì, ho anche un secchio, però è vuoto. Ok, tranquillo. Allora, qui mostri non ce ne sono, questo è un buon segno. Possiamo anche buttarci poco a poco. C'è un creeper. No, come scappiamo da quello? Metti l'acqua, no, tranquillo. Va tutto bene, non devi cagarti addosso però per ogni cosa, Ma i creeper esplodono, mi fanno tutti lo so. I danni. A che altezza siamo qui, Strecazzus? Te lo dico subito. Questa era brutta da dire, scusa. Siamo a 27. 27, ok, dobbiamo scendere ancora un pochino. Propongo di farlo qui, facendo un percorso manuale. Fallo tu, tieni. Ti sto anche. Va bene, faccio io. Ok, scava bene, mi raccomando che io sono dietro di te. E metto. Però scavo sempre verso il basso e faccio. Metto il ladder. No. No, okay, no, non è una buona idea. Scala. Non è una buona idea. Ricordati che noi dobbiamo sfruttare i nostri vantaggi, che sono il fatto che noi possiamo muoverci facilmente e loro invece devono scavare i crateri per scendere. È comodissimo scavare, non ci credo. Cioè, quanto davvero, siamo adesso? Te lo dico subito, siamo a 15. 15, è ok, buono. È buono. Allora vai dritto come un treno, vai. Dritto, dritto. Vedi, è buono perché noi così possiamo rivelare molti più blocchi rispetto allo Steve normale, no? Perché infatti, e vediamo tutto intorno. Vediamo molto meglio, quindi un diamantino potrebbe essere da qualche parte. Stai scavando anche tu? Sì, sto scavando anch'io, stiamo in due direzioni diverse. Se lo trovi prima di me, sarò un po' offeso, però lo accetterò volentieri. Ma guarda, tu sei più fortunato, guarda, non ci credo che lo trovo prima io. Ma loro saranno morti, non si fanno vedere da un pochetto, secondo me ci stanno cercando. Però non riescono a scendere qua, mi sa. Secondo me pure, finché stiamo sottoterra io penso che avranno un po' di difficoltà a beccarci. Quindi abbiamo il vantaggio dalla siamo nostra parte. Sicuro. Però non trovo proprio niente. Niente di niente. Ma sto scavando ovunque. Non voglio stare tutto il tempo sotto in miniera. Mi sembra un po' da pusillanime stare così, Anche aspetta, per loro. Aspetta, mi avvicino a te, che sennò ti perdo per sempre. Niente, Stre, proprio niente. Ho trovato pure la pietra nera. Però niente diamante. E quella lì è pure dura da scavare. Ho trovato l'oro, ma non il diamante. Non ci serve l'oro, non va bene. Eppure, adesso lo troviamo, dai, incrocia le dita, fai una poesiella. Una poesiella per il diamante, dici? Sì, sì. Oh, diamantino colorato, io ti prego, fatti trovare. Ma la vita da talpa vi piace così tanto che non ci tornate più sopra? Perché stiamo cercando il diamante. Ma stiamo aspettando noi, non ci passiamo noi. Non lo troviamo. Ma ci passiamo là sotto. Vi arrangiate, fatevi il buco. Fatevi no? spazio, schifosi. Ma siete in questo aspettando. Buchino? Siamo in un buco, voi fate un buco più grande. No, ma un buco piccolissimo, ma com'è possibile? Non ci si passa. Ma siete all'inizio del mio buco? Sì, vediamo dei buchettini. Allora, piccoli, li stiamo seguendo. Voi cosa avete seguito quello sbagliato? Aspetta. Sì, sei dietro. Dai, okay. Sto correndo. Allora, aiuto. Voi cosa dovete fare? Scavate il vostro 3x3 sul nostro 1x1, no? È facile così. Ci proviamo, ma sicuramente. Ma no. Sfondiamo i picconi qua. Ma no, è facilissimo. Guarda che adesso non state facendo. È facile, è più difficile. Bravi, vi vedo. Eccovi. Vi vedo. Vedi che bravi che siete. Ciao. Ciao. No, non venire. Guarda come sta scavando. Scava. Scava. Me la riprendo io. Ma che fai con la lava? Cosa vuoi fare? Lo zozzone vuoi fare? Non vuoi fare lo zozzone? Oh, la lava. Mi devi aiutare. Nuotare.
nuotare. Bloccati. Oh, nuotare nella lava. Oddio. 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 Uno sforzo è stato. Stiamo arrivando. Sì, ciao, ciao. Suca, me ne vado nel buco. Vai, arriviamo. Datti che ci scavano presso questi qua. Aprite. Guarda lì che scavano dietro di noi. Sozzoni. Scavate, sì. Stiamo arrivando tranquillo. Scavate, sì. È proprio quello che dovete fare. Scavate. Scava. Arriviamo adesso. Cos'è? Ti rallenta un pochino quella. No, rallenta di brutto, ma non ci fermerà mai. Mi piace il caldo. Oddio, Oddio, siamo ormai vicini alla tua pelle. Sì, non puoi scapparci. Aspetta. Lion, smettila di fare la talpa. Vieni, che è illegale. Alex, sei il prossimo. Vai, Stre. Vai, sono due. Dagliele. Dagliele. Schiaccialo. Stanno facendo la gabbia. Non osare venite qua, sì. Io sono chiuso. Sei pericoloso, sei come un animale in gabbia, vero? Un animale in gabbia è pericolosissimo, bisogna stare molto attenti. Da dietro. Vai, assaltalo. Combatti con le unghie e con i denti. Con le unghie e con i denti te lo do io, le unghie e i denti. Scioccali tutte e due. Ma non scappare, Fifone. Prendilo, prendilo. Fare noi, non loro. Dagliele. Siete sempre disorganizzati, così non riuscirete a fare un bel nulla. Bravo. Ma poi hanno ucciso, amici. Un po' di frecce, grazie di queste frecce. Non ce la faremo mai a tornare in tempo. Vergognosi, scusa, ma l'obiettivo vostro qual è? Trovare il diamante. Beh, allora, abbiamo ridotto un pochino lo scope, perché doveva essere trovare il diamante e poi entrare nel land. Però siccome è molto difficile, allora ci stavamo accontentando di trovare il diamante. Però anche quello non l'abbiamo trovato, quindi abbiamo... dovete impegnare di più. Abbiamo poco tempo per provare a cercare ancora. Quindi mettiamoci a correre. Abbiamo ancora una speranza, possiamo ancora fermarli. Scava come un pazzo. Torna qua indietro, veloce. C'è una caverna che va verso il basso. Non dici che ci sono dei diamanti in vista? Potrebbe essere, Sì, ci spero. Vai, ti sto dietro. Sono gli ultimi istanti, Se non li troviamo adesso è finita. Scendete veloci. Problema. No, è finita. È finita la caverna. Scava dritto, dividiamoci in due direzioni diverse. Io vado dritto qua. Adesso mai più, perché potremmo trovarli o non trovarli. Anch'io, dai. Se non li troviamo è pari e patta. Se invece li troviamo abbiamo vinto noi. Che ci siamo quasi, scendete. Io non ci credo, corri qua. Corri, difendi, accompagna Alex. Difendo con la rabbia. Bravo, sei sensuale, sei sensuale. Diamante. Dai, che ci siamo. No, siamo qua dietro, fermi. Non vale. Diamonds. Abbiamo vinto. Si è vinto noi, Grandi, cervello piccolo, però, Non vale, eravamo appena arrivati. Sì, è vero, Prendi questo. Aia, È anche questo. È finito, smettetela di pungolarci. È anche questo. E tu prendi questo. Mangiare mia mega bistecca. Grossi e scarsi. Che giganti indifesi. Per favore, basta. Vergognati. To. Mi nascondo. Sozzo. Bene, noi ci fermiamo. Ci vediamo stasera in live alle 19 sul sito Viola. Mi raccomando, non mancate. Vi aspettiamo. Vi aspettiamo. E Lion out. Go!